Abbiamo il piacere di intervistare l'assessore alla cultura del Decorno e buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi. E come è venuto a sapere del festival? Se l'anno scorso ha avuto delle notizie positive, dei feedback positivi, quindi siamo alla seconda edizione quest'anno. Seconda edizione, purtroppo alla prima edizione non ero riuscito a partecipare perché era in contemporanea con altre manifestazioni che richiedevano la mia presenza. Invece sono molto contento di essere venuto qui. Sono molto contento anche che l'amministrazione sia riuscita a dare un piccolo supporto dal punto di vista proprio pratico alla realizzazione di questo progetto, ospitandolo nel MUDEF, che è il Museo delle Culture, il museo più importante, credo, in questo momento della città per quanto riguarda la missione di generare dalla differenza tra le culture una cultura delle differenze e quindi creare ponti di dialogo, di relazione tra tutte le comunità che abitano la nostra città. E mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Milton Fernandez un accenno che non avevo, sul quale non avevo mai pensato e approfondito, ovvero il fatto che l'italiano sia alla fine la lingua che permette di incontrarsi, di dialogare, di entrare in relazione tra culture che appunto hanno provenienze geografiche e linguistiche molto diverse. E quindi la lingua come ponte, la nostra lingua, che è la lingua diciamo internazionale della poesia per i grandi poeti che hanno onorato la nostra tradizione, da Dante a Petrarca, a Leopardi, a Foscolo, a Manzoni, ma insomma questa idea che la lingua italiana poi diventi anche il tramite per una comunicazione, un dialogo, uno scambio anche di esperienze poetiche provenienti da culture molto diverse tra loro. Il programma è fortemente indirizzato a questo aspetto anche multidisciplinare, per cui qua c'è una mostra e nell'altra sala c'è un'altra piccola ma preziosa mostra, e credo che questo sia un ulteriore elemento di così che favorisce proprio l'aspetto universale della lingua della poesia. Abbiamo un 2 giorni compresi di poesia ma anche di musica. So che lei è un amante di musica, quindi la invito caldamente anche a partecipare in questi 2 giorni, ovviamente impegni permettendo. È stato un vero piacere. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie mille.